Il budino fatto in casa è una di quelle cose che mi domando perché la gente non faccia più spesso. Perché è vero che le polverine sono abbastanza comode, però non c'è paragone tra il sapore di un budino fatto in casa. Tra l'altro, il budino fatto in casa non è che richiede degli ingredienti straordinari, ci sono varie varianti. Chi usa l'agar-agar, chi usa la colla di pesce, il mio è fatto con la farina e il latte e il burro. Ed è la ricetta che ho imparato da mia nonna, però diciamo è una preparazione molto semplice. La ricetta che vi do oggi può essere poi personalizzata in tanti modi, ma anche se lo fate semplice, semplice, vedrete, ci vogliono 5 minuti e quando imparate a farlo non lo comprerete più in bustina, perché non c'è paragone con quello in bustina. Per il nostro budino di cioccolato servirà mezzo litro di latte fresco intero, 40 g di zucchero, 20 g di cacao, 40 g di farina bianca o, se preferite, di maizena, 50 g di burro, 100 g di cioccolato fondente. Io vi suggerisco di trovare un cioccolato che abbia almeno 60-70% di cacao all'interno, perché è la cosa migliore. Per prima cosa andiamo a tagliare a pezzettini il cioccolato fondente. Versiamo il latte in una casseruola e lo andremo a scaldare. Nell'altro pentolino andiamo a mettere il burro e lo zucchero. Adesso andiamo ai fornelli. Facciamo scaldare il latte fino ad arrivare al punto di ebollizione. Nell'altro pentolino sciogliamo il burro e lo zucchero e li amalgamiamo. Non appena burro e zucchero si sono amalgamati e il burro si è sciolto, andiamo a setacciare all'interno della nostra casseruolina la farina e il cacao. A questo punto aggiungiamo il nostro latte caldo e mescoliamo. E quando sta per arrivare al punto di ebollizione, che vediamo che si addensa, continuate a mescolare, spegnete e aggiungete tutto di colpo il cioccolato. Ecco, perfettamente amalgamato. Il classico budino è quello che si va a versare qua dentro, lo si lascia poi in freddo, poi lo metterete in frigo e quando lo sformate ci mettete sopra un po' di cacao ed è già buonissimo. Però, visto che siamo nella stagione giusta, perché non guarnirlo con una delle cose più buone da accostare al cioccolato che ci sono, e cioè le fragole. E anche in un modo, diciamo, scenografico, quindi perché non mettere nel nostro stampino delle fragole rivolte verso l'esterno, così. Con delicatezza andiamo a versare il cioccolato, e anche questa versione possiamo benissimo poi coprirla con del cacao quando è fredda. Mia nonna, a noi bambini, ce la faceva in un altro modo ancora: ci metteva dei biscotti o rosaiva, novellini, cose così, poi metteva uno strato di cioccolata di budino. Un altro strato di novellini. Novellini. Cioccolato. Novellini e
e ultimo strato di cioccolato. Appena si raffreddano li andiamo a mettere in frigo e ce li lasciamo per 3-4 ore, anche tutta un'intera notte. L'importante è che si raffreddino prima, perché così almeno il frigo non fa troppo sforzo. Ed ecco qui le nostre tre versioni: il budino con le fragole, quello con i biscotti, il mio preferito, e il classico budino al cioccolato, buono, cremoso, non comprerete mai più una bustina.